Sarebbe stato bello almeno averti alla prima domanda. Allora, siamo collegati. Allora, possiamo partire. Buongiorno a tutti. Grazie di essere qui. Do il benvenuto per il primo appuntamento del Sustainable Tour 2024 nella giornata conclusiva di Letexpo, che non possiamo certo non definire un evento di successo. Anche quest'anno, alla sua terza edizione, ha visto una serie di contenuti e di eventi di altissimo livello, la politica di altissimo livello che è passata da questi padiglioni. Quindi ringrazio prima di tutto Alice per averci dato l'opportunità di far partire questo tour da qui, una serie di eventi itineranti, Sustainable Tour, che ormai conoscete, la sesta edizione, quella di quest'anno. L'anno scorso abbiamo avuto come focus l'Interporti, mentre quest'anno abbiamo deciso di far girare il nostro tour all'interno dei principali saloni italiani. Dopo l'Etexpo saremo al Transpotech di Milano con due date, l'8 e il 9 maggio. Apriremo il sud col Mad Move di Catania e chiuderemo a Rimini presso Ecomondo. Allora cominciamo, perché intanto voglio salutare anche chi ci segue da casa, perché siamo in diretta a streaming sia su Alice Channel che sulle nostre piattaforme social di Vado e Torno e di Trasportare Oggi, quindi un benvenuto anche a chi ci segue da lontano. Allora cominciamo, perché come potete vedere dalla grafica abbiamo scelto questa occasione con un tema molto attuale e da un titolo abbastanza accattivante, vero Maurizio? Hai ragione. Vabbè, innanzitutto buongiorno a tutti i presenti. Come hai detto tu, Luca, abbiamo un titolo che è abbastanza accattivante per questa tavola rotonda, ma l'argomento è abbastanza pesante invece. Con l'insostenibile leggerezza del trasporto si è voluto enfatizzare come il consumatore sia dell'e-commerce sia del commercio tradizionale non abbia proprio idea di come arrivi la merce, cioè il trasporto non lo considera proprio, mentre se non trova la dicitura consegna gratis addirittura salta a un altro fornitore. Dunque, questo per parlare del consumatore finale. La committenza invece non vuole pagare il trasporto se non il meno possibile e non lo considera affatto un'opportunità. Oltretutto, al trasporto se ne parla solo quando ci sono gli incidenti oppure inquina, e tanto più adesso abbiamo il Green Deal che ci chiede di fare grossissimi investimenti per avere camion meno inquinanti, meno rumorosi, con sicurezze sempre maggiori. Tutti questi investimenti, che sono enormi, non si sa chi dovrà pagarli, perché il committente non vuole pagarli, il consumatore non sa neanche che esistono. Siamo qui per parlare di questo problema, che secondo me è molto importante. Abbiamo con noi Nicolò Calabrese, country manager di CargoOn. Marcello Di Caterina, che non è potuto venire, abbiamo sì, un po' ringiovanito, un po' ringiovanito. Parlava Luca prima di quella politica di alto livello che c'è qui all'Etexpo, quella politica di alto livello che in questo momento sta entrando all'Etexpo fa sì che Marcello non possa essere qui, e quindi ci sono io che ormai sono un fan della primissima ora, già esatto. Seguo sempre Sustainable Tour, quindi Nicolò sono contento. Berghi. Grazie. Poi abbiamo con noi Cinzia Franchini, che è presidente dell'Associazione Ruote Libere. Buongiorno. Luca Girelli, presidente del Girelli Logistics Group. Buongiorno. E Rudy Zinetti, che è qui vicino a me, logistic manager del gruppo Manni. Naturalmente Buongiorno. È con noi l'immancabile Paolo Volta, che è il coordinatore didattico di Eventi, che farà la sua relazione introduttiva. Ricordiamo, logistico dell'anno 2019, giusto? E docente di economia dei trasporti. Allora io comincerei prima facendo fare a Nicolò un saluto su questo e un'introduzione a questo argomento, perché so che poi anche lui è chiaramente impegnato col giro politici, giusto? Grazie Luca per la comprensione, per l'amicizia e per la professionalità che dimostri sempre. Stavo immaginando proprio questo, l'insostenibile leggerezza del trasporto e il costo che nessuno vuole pagare. In realtà
in questa ora di dibattito noi parleremo del motivo per il quale è nata Alice nell'ottobre del 2016. Quindi le cose alla fine tornano. A cosa mi riferisco? L'importanza fondamentale, strategica del trasporto e della logistica per il sistema paese, per il sistema economico, per il sistema industriale. Io dico sempre cuore pulsante, ossia se si ferma, si ferma tutto. Non dobbiamo aver bisogno di pandemie o di altre pandemie per comprendere questa cosa. Alice, pre-pandemia, era nata in primis per questo, far comprendere a tutto il sistema, a tutta la filiera e alle istituzioni naturalmente in primis il valore e l'importanza del settore del trasporto e della logistica. Per questo era così importante riunirsi, mettere insieme tutti gli attori della filiera del trasporto stradale, ferroviario, marittimo, porti, interporti, spedizionieri, terminalisti, tutti, perché la logistica è fare squadra, la logistica è come fosse una meravigliosa squadra di calcio, qualcuno gioca in porta, qualcuno a centrocampo, qualcuno in difesa, qualcuno in attacco, ma alla fine si fa gol, il gol è lo stesso e si esulta tutti insieme. Questo è il concetto di logistica, se ognuno va per la propria strada, coltiva il proprio orticello, io faccio questo, io faccio quest'altro, non si va da nessuna, da soli non si va da nessuna parte, insieme possiamo andare lontanissimi. E questo è il motivo che ci ha portato a unirci, a serrare i ranghi, ad unire le forze, e lo abbiamo fatto con coraggio quando nessuno ci credeva, o molto pochi, tu ci hai creduto da subito. Assolutamente, Luca. Dobbiamo dire perché è giusto così. E adesso dopo 8 anni i risultati sono incredibili, ben oltre le più rosee aspettative, e questo ci rende felici. Però è un qualcosa sul quale noi abbiamo ottenuto tantissimi risultati, e parlo della comprensione del ruolo del trasporto, voi ne parlerete in maniera tecnica, dettagliata, il valore economico, e sarà preziosissimo quello che direte. Io vi do un overview più generale da questo punto di vista, nel senso che la politica lo sta capendo moltissimo. Rispetto a 8 anni fa le cose sono migliorate enormemente, lo dimostra l'ascolto che c'è da parte delle istituzioni, ministri, viceministri, sottosegretari, numeri impressionanti ogni anno ai nostri eventi. Vengono perché hanno capito che qui ci sono le imprese, c'è il sistema economico del quale non si può fare a meno in alcun modo. Noi siamo qui, qua ci sono 2 schermi, un filo, gli occhiali, le nostre se siamo qui è perché c'è la logistica, poi ci muoveremo, andiamo a prendere un caffè, il caffè lo prendiamo perché c'è la logistica, poi andiamo a pranzo, mangiamo perché c'è la logistica, andiamo a prendere la macchina, torniamo a casa perché c'è la logistica. La nostra vita è logistica e va fatto capire. Quindi i risultati li abbiamo ottenuti, ma è un qualcosa che dobbiamo coltivare come una pianta e volerle bene ogni giorno, non ci possiamo fermare un secondo, guai a sottovalutare, ah ecco l'hanno capito, adesso a posto ce ne possiamo andare, non lo possiamo assolutamente fare, quindi dobbiamo continuare a insistere, a raccontare tutto questo, perché poi tanti accadimenti anche di carattere internazionale ce lo fanno vedere, vediamo le crisi geopolitiche internazionali che subito hanno o innescano delle reazioni logistiche, e il Mar Rosso e la crisi ucraina, tutte, praticamente la prima reazione, la prima conseguenza è di carattere logistico, quindi l'importanza del nostro settore è assolutamente cruciale, quindi alla fine questo momento del Sustainable Tour è perfettamente inserito nella ragion d'essere di Alice, quindi noi vi ascolteremo con enorme piacere, vi ringraziamo, siamo orgogliosi di avere il Sustainable Tour ancora una volta all'Etexpo. Ed ecco, vedo anche che abbiamo tanti relatori assolutamente di alto livello, anche associati ad Alice, e quindi questo ci rende veramente felici, sarà un dibattito ricco, vi faccio un enorme in bocca al lupo e vi ringrazio ancora una volta. Prima di lasciarti andare, Nicolò, ti volevo farti una domanda, che è la stessa domanda che ho fatto in radiovisione a Marcello il primo giorno. Qual è il segreto con il quale siete riusciti a coinvolgere la politica di alto livello nel nostro settore, cosa che non è mai riuscito quasi mai nessuno? Vediamo se dà la stessa risposta di Marcello. La risposta io te la do. Per me è la passione. Non so cosa ti abbia risposto Marcello. Noi
forse lo dirà qualcun altro, qualche competenza l'abbiamo acquisita, un po' di professionalità l'abbiamo acquisita, non siamo noi a dovercelo dire da soli. Quello che posso dire è che abbiamo un'enorme passione, un enorme entusiasmo. Chi lavora in questo settore, qui abbiamo diversi attori che lavorano in questo settore, non possono non lavorare in questo settore, non lavorare bene senza una passione, un entusiasmo che si ha solo dentro. Non si può andare al supermercato a comprarlo, ce l'hai o non ce l'hai. Alcuni lavori, tra virgolette, purtroppo si possono fare anche con entusiasmo ridotto o minore. Questo no. Io sono certo che qua sul palco c'è solo gente appassionata di quel che fa. E questo, la passione cosa permette? Non è fine a se stessa. La passione permette di dare il triplo in termini di energia di quello che si fa. Quindi se uno deve far 10, fa 30 con la passione, perché ci crede, perché è animato da un sentimento forte di appartenenza a quel che fa, a quel che dice, a quel che racconta. E quindi questo permette anche di avere un dialogo non solo con le imprese, con una Letexpo che stiamo vedendo, ma anche con le istituzioni, perché poi quando vai a parlare con le istituzioni, un conto è fare il racconto freddo, asciutto, tiri fuori dati, insomma, loro, le istituzioni hanno una fila di persone che vanno lì a raccontare, eccetera, tutti bravissimi, non mi permetto. Però se lo fai con quel briciolo anche di entusiasmo e di passione in più, arriva ancora di più e si crea quel sistema di network, di relazioni, che poi è il grande successo di Alice. E secondo me la politica è qui anche grazie a questo grande cuore che Alice ci mette sempre. Devo dire che sei in linea col messaggio. Sono di in linea, meno male, sono salvo. Sono salvo. Allora, grazie. Ti questa invito, volta è andata bene. Ti invito alla a rimanere prossima. Fin quanto puoi, ascoltare grazie. La relazione quando devi andare. Grazie a voi. Ti ringrazio del tuo grazie intervento. Grazie mille. Grazie. Allora, io partirei subito con Paolo, che comincia la sua relazione iniziale. E che introdurrà poi il dibattito tra i nostri ospiti. A te Paolo. Bene, buongiorno a tutti. Siamo nel mondo della logistica, ma è noto e risaputo che con lo sviluppo della globalizzazione la logistica è diventata un fattore primario di competizione aziendale. Il cardine della logistica è rappresentato dal trasporto, che da un punto di vista economico vale circa il 44% dei costi logistici. In generale, ovviamente questa è una media delle medie, come si suol dire, e se noi andiamo a analizzare meglio il trasporto e se andiamo nel contesto del trasporto su strada, non possiamo rammentarci che nel periodo della pandemia siamo stati chiamati, mi metto anch'io dalla parte dei trasportatori, ovviamente gli eroi della strada, e tutti ci hanno osannato, le istituzioni, le imprese, l'opinione pubblica, i clienti. Quasi a dire che il trasporto viene valorizzato solo nei momenti di difficoltà, quando manca, quando se ne accorge, si sente la mancanza del trasporto. E questo è un dato che non possiamo dimenticare. Perché ci valorizzano e siamo valorizzati come trasportatori quando se ne sente la nostra mancanza, ma contemporaneamente, per tutto il periodo dell'anno, come si suol dire, c'è un field goose che collega sia il mondo dell'economia, quindi il mondo della committenza, che il mondo privato. Nessuno vuole pagare il trasporto. Il trasporto deve essere un servizio a costo zero. La committenza si interroga qual è il giusto compenso e, come abbiamo sentito dire prima, la piattaforma alla quale vende il servizio del trasporto online ovviamente vince se il trasporto è gratis. Ma di questo settore, quali sono le criticità più importanti? Ne citiamo alcune. Ovviamente l'elevata frammentazione del settore che è presente nel settore del trasporto, certamente l'offerta proposta da vettori stranieri, quali hanno dei costi più concorrenziali rispetto ai nostri. Assolutamente l'attitudine della committenza a considerare il trasporto una commodity e quindi come tale a minimizzarne il costo. Rammentiamo che in Italia si vende molto franco partenza piuttosto che franco destino. E non ultimo, una concorrenza sleale sia sul piano del rispetto del quadro normativo. Senza dimenticare poi la subvezione, questo fenomeno che è abbastanza diffuso in Italia, dove il primo vettore che acquisisce un trasporto lo cede a un secondo vettore alle stesse condizioni, però a un costo certamente inferiore. Il delta fra il primo e il secondo costo è dato dal rapporto di forza del mercato fra i due contendenti.
Il risultato è una richiesta, una rincorsa al prezzo più basso. Prezzi che a volte possono nascondere realtà economicamente discutibili, sia dal punto di vista fiscale e contributivo. L'e-commerce, nuovo capitolo. L'e-commerce è esploso nel periodo della pandemia. Il mondo ha comprato davanti al proprio computer e come fingeva il click della tastiera, subito voleva sentire il campanello che suonava il corriere che portava il pacco. E questo pacco ovviamente è gratis, ma non solo, ci siamo aiutati, siamo abituati, mondo e-commerce, a comprare molto, a scegliere a casa e a restituire. Tanto il trasporto in andata e in uscita non costa assolutamente nulla. Direi che solamente qualche piattaforma ultimamente sta modificando questo status quo, questa logica di ragionamento, ponendo qualche piccolo paletto economico, ma certamente molto modesto. Ma questo muovere le merci senza raziocinio e senza logica certamente procura sia un danno ambientale sia un costo sommerso che in qualche modo deve essere compensato. Dal punto di vista delle istituzioni vengono pubblicate con una frequenza costante dei costi indicativi che identificano un minimo e un massimo secondo una serie di calcoli che le istituzioni fanno in virtù delle percorrenze e della tipologia di veicolo. Bene, in tutto questo contesto arriva l'Europa. L'Europa compare, irrompe, siamo nel dicembre del 2019, viene approvato il Green Deal. Il Green Deal, come abbiamo sentito prima, impone, fra le altre cose, la neutralità, come obiettivo la neutralità climatica al 2050. Abbiamo degli step intermedi, 2030 una riduzione del 55% delle emissioni, 2040 al 90%, 2050 al 100%. Riduzione delle emissioni rispetto a quelle che noi abbiamo emesso nel 1990. E quindi quello è l'anno zero ed il faro, la conseguenza al quale noi ci dobbiamo orientare. Bene, 2050 abbiamo questo obiettivo, ovviamente ciò significa sviluppare una transizione energetica. Transizione energetica perché considerando a livello europeo che le emissioni di CO2 nel settore del trasporto valgono circa il 34%. Quindi significa rivedere la flotta, rivedere i processi, le procedure e sviluppare tutto quanto ciò è possibile orientarlo verso le energie alternative. E qui nasce il problema. L'abbiamo sentito prima dire da Maurizio Cervetto, in un mercato dove le imprese che vi operano sono soffocate da prezzi particolarmente bassi e contenuti. La concorrenza è molto forte, i committenti e il mercato non sono disposti a pagare il giusto prezzo, o quantomeno latitano su questo profilo, il pubblico privato vuole fare acquisti ma non vuole assolutamente compensare il trasporto, anzi sente parlare di trasporto, fugge. L'Europa dà degli obiettivi, le imprese si devono adeguare a questi obiettivi per poter continuare a operare sul mercato e questo fa nascere un cortocircuito. Cortocircuito al quale oggi cercheremo di dare una risposta. Allora, grazie Paolo. Allora abbiamo visto appunto questo cortocircuito dovuto dal fatto che appunto gli operatori logistici si sono chiamati a rispondere a delle esigenze di mercato e recepire normative sempre più stringenti. Dall'altra parte c'è l'utenza finale che si aspetta gratuitamente il servizio del trasporto e la committenza che vede la logistica come un mero costo, cosa che invece sappiamo che non è. Allora, visto che c'è ancora qui Nicolò con noi, colgo l'occasione per porre la prima domanda e farti partire da te questo giro di tavolo. Allora, ci può essere sostenibilità economica, ambientale e sociale senza la valorizzazione del servizio logistico? E perché, secondo voi, questa è la domanda che vale per tutti, nessuno vuole pagare il giusto compenso per un trasporto merci? Allora, sostenibilità economica, ambientale e sociale rappresentano un nostro macro obiettivo dal primo giorno, quindi figuriamoci, vanno di pari passo, l'una non può stare in piedi senza l'altra. Quindi da questo punto di vista tutto quello che noi facciamo anche in termini di promozione dell'intermodalità come primaria e più importante modalità di trasporto merci si basa su questi valori. La competitività economica permettendo
alle merci appunto di competere, scusate la ripetizione, su mercati altrimenti inesplorabili ed esserlo in maniera efficiente. Quindi questo avvantaggia sia le aziende di trasporto e di logistica, sia la committenza, sia il consumatore finale. Ricordiamo che gli studi di Alis hanno certificato che nell'ultimo anno il sistema dell'intermodalità ha fatto risparmiare alle famiglie e alle imprese italiane oltre 7 miliardi di euro. Quindi voglio dire, c'è una concretezza importante da questo punto di vista. Naturalmente, discorso ambientale va da sé, riduzione delle emissioni, riduzione dell'usura dei mezzi, riduzione del traffico, riduzione dei rischi, quindi naturalmente sono tutti elementi fondamentali. La parte sociale è altrettanto importante, si parla tanto della carenza di figure professionali, di autisti o di truck manager, come stiamo iniziando a chiamarli. Bene, adesso questi truck manager non devono più, grazie all'intermodalità, a necessariamente passare lunghi periodi in giro per l'Italia, per l'Europa, senza mai tornare a casa, ma anzi possono fare un orario di lavoro assolutamente, chiamiamolo, tradizionale ed avere un work-life balance in linea con tante altre professioni. Quindi ecco, anche qui dal punto di vista sociale c'è anche un investimento importante. La valorizzazione del servizio logistico, se vogliamo, è un po' la sintesi di tutti questi elementi. Quindi naturalmente io, per me è un pochettino come fosse un'orchestra questa, ecco, uno suona il violino, uno il pianoforte, uno il flauto, e se tutti lo fanno bene viene fuori un qualcosa di assolutamente armonioso. Molto sfidante la seconda parte, perché nessuno vuole pagare il giusto compenso per un trasporto merci. Penso che qui noi insieme ai nostri tecnici potremmo scrivere forse un libro che inaugureremo, ma che lo presentiamo alla prossima edizione di Letexpo. Però se devo fare un cenno, lo faccio di carattere culturale. Mi sentirei di dire questo in primis, perché ancora dobbiamo fare un po' di strada su questo. Noi magari addetti ai lavori le sappiamo certe cose, le conosciamo. Per questo momenti come questo, come il Sustainable Tour, come il tema che stiamo trattando oggi, sono importanti, perché stiamo divulgando un messaggio, stiamo parlando a tante persone affinché ci sia consapevolezza di tutto questo e dell'importanza di averlo questo giusto compenso per il trasporto merci. Però molto spesso c'è un gap culturale, di conoscenza. Il trasporto, come si è detto, viene sottovalutato, dato per scontato, perché magari non lo vedi, non c'è, non si sa dov'è, ripeto, non dico tra noi, dico l'opinione pubblica, chi va a scuola, chi va all'università, chi va a lavorare, non ci pensa, si ritrova le cose, lì fa la propria vita, si va in vacanza, non è che stai a pensare come ci sto andando, perché, cosa sto comprando, compri un paio di scarpe e lo compri, basta, scegli marroni, bianche, nere, non è che ti stai a preoccupare come ci è arrivato questo paio di scarpe qui, perché costa in questo modo e quanto costerebbe se non ci fosse la logistica, e io aggiungo se non ci fosse l'intermodalità. Non è che sia il primo pensiero, dobbiamo riconoscerlo, dobbiamo fare tanta cultura, dobbiamo fare tanto racconto verso l'opinione pubblica, ma anche verso le imprese. Alcune sono virtuose, lo sanno, lo riconoscono questo, tante ancora no. Strada da fare ce n'è ancora, e dobbiamo assolutamente porre l'accento su questo aspetto. Quindi per me la primissima cosa appunto è un aspetto di carattere culturale. Dobbiamo continuare a raccontare, continuare a spiegare, continuare a portare esempi concreti, dati, quanti più elementi possibili. Già lo stiamo facendo, lo faremo ancora nella mezz'ora che ci rimane, però dobbiamo iniziare da qua. E non è un caso che noi dici poi perché in Alis, poi oltre alle imprese, a tutto quello che ho detto prima, c'è anche tutto il mondo Academy, perché ci sono le scuole, l'ITS, le università, perché tra le mille cose e anche naturalmente la copertura del mismatch tra domanda e offerta, il trovare le professioni mancanti,
le giuste competenze, colmare i fabbisogni formativi e professionali delle aziende, ma c'è anche e soprattutto un ruolo culturale, di spiegazione, di racconto ai ragazzi che rappresentano il nostro presente e il nostro futuro. Io, tra le tante cose, vado anche nelle scuole medie, anche nelle scuole superiori, e dice: che vai a fare? Che vado a fare? Vado a raccontare, a spiegare, a far capire ai ragazzi e anche alle famiglie, perché ci sono anche loro, certo, cosa significa il nostro settore, il settore del trasporto, della logistica, perché non è conosciuto, non c'è niente da fare. Si conosce la moda, si conosce lo sport, si conosce la gastronomia, si conosce la logistica. Motivo anche per il quale non è attrattivo, ovviamente. Non è attrattivo. Come dice il nostro presidente, dobbiamo diventare più sexy, più, esatto, interessanti. E quindi c'è anche questo lavoro. Grazie, grazie, grazie a Nicolò. Voi. Allora io chiederei subito l'opinione a quanto è stato detto da Paolo e anche a quanto detto Nicolò all'operatore logistico che è al centro di questa discussione. Quindi Luca Girelli. Buongiorno, buongiorno. Faccio questo lavoro da sempre e il tema di cui parliamo questa mattina è un tema ricorrente, ne abbiamo sempre parlato. Io dividerei la cosa in due. La prima è il rapporto con la committenza, la seconda è il rapporto tra di noi. La committenza, il criterio che usa per la scelta a chi affidare il servizio, il primo parametro è sempre il prezzo. Questo sicuramente non aiuta a dare un esatto valore al servizio che noi offriamo. Poi la cosa viene, si chiede di avere un operatore capace nel fatto quando si crea un problema. Per cui allora si vuole avere una società strutturata che abbia la possibilità di far fronte a ogni e qualsiasi tipo di evenienza. La seconda cosa è il rapporto tra di noi in questo settore, che sostanzialmente è un settore molto frazionato ed è composto da strutture bene preparate e strutturate e da società che io le chiamo le apri e chiudi, no? Queste società che magari non rispettano le regole e che portano a portare sul mercato dei prezzi molto più bassi di quelli che sono i prezzi che dovrebbero essere i prezzi normali, insomma, per effettuare un trasporto seriamente in totale sicurezza. Grazie. Allora io adesso passo la parola a Cinzia Franchini, che rappresenta numerose aziende, diciamo, del settore, quindi può dare anche il suo parere a quanto è stato detto fino adesso. Cinzia. Grazie, buongiorno a tutti. Ma io questa mattina, ascoltando il professor Volta, Paolo, ci conosciamo da 20 anni, credo che Paolo non abbia proprio centrato il punto, perché Paolo dice nessuno vuole pagare il trasporto, e però d'altro canto noi abbiamo le associazioni di categoria che in questo momento, almeno le associazioni di categoria che sono iscritte all'albo e che si relazionano quotidianamente col ministro Salvini, che non hanno voce, nessuno dice niente, nessuno espone nessun problema rispetto al mondo dell'autotrasporto. Sono tutte molto felici perché periodicamente il ministro Salvini, a differenza magari di chi l'ha preceduto, puntualmente aggiorna i costi minimi di sicurezza. Lì abbiamo, come è noto, i costi minimi di sicurezza, no? Sono una forchetta di minimo e massimo di costi minimi di sicurezza, quindi costi, non tariffe. Le tariffe si presuppone addirittura che siano più alte, ovviamente. Per cui Paolo, il trasporto è assolutamente pagato, abbiamo costi minimi, e in un momento in cui Nicolò mi ricordava giustamente che la politica è molto attenta, no, alle istanze anche di questo mondo, forse noi stiamo perdendo un'opportunità, perché le associazioni che dovrebbero rappresentare quelli che sono i problemi degli autotrasportatori non hanno voce. In un momento storico in cui il mondo dell'autotrasporto dovrebbe rappresentare e anche portare avanti delle istanze nuove, il mondo cambia, è già cambiato, noi siamo ancora a relazionarci con la politica chiedendo fondi per i pedaggi, per la formazione, per sì, risorse importanti, lasciami però dire, voglio dire, se ci hanno voce ce l'hanno in maniera disgregata anche, no? Oltretutto ce l'hanno in maniera disgregata. Questo è il motivo, ad esempio, per cui Ruote Libere è una piccola associazione che sta fuori da queste dinamiche, e così come ad esempio Alice ha negli anni dimostrato, Alice non siede all'albo ma si relaziona ad altissimi livelli e sta cercando di portare avanti dinamiche nuove. Quindi io credo che questo sia un problema. Dopodiché, come il dottor Girelli anche evidenziava,
dobbiamo anche capire quella che è la committenza. Allora, noi abbiamo alcuni grandi autotrasportatori che si relazionano direttamente con la committenza e a quel punto, voglio dire, le tariffe sono tariffe di un certo livello. Poi nel nostro mondo molto spesso il mio committente è un autotrasportatore che è più grande di me, per cui il trasporto spesso subisce diversi passaggi e dal primo all'ultimo, sebbene poi la normativa preveda un limite, no, in questo passaggio, di questi passaggi, ma sappiamo anche molto bene che i controlli non ci sono a nessun livello, e allora dal primo all'ultimo passaggio accade di tutto. Chiudo. Rimarcando ancora una volta che il settore della illegalità e anche quello delle infiltrazioni mafiose, che tanto mi è caro, nel senso che sono stata la prima e sola presidente nazionale di un'associazione che si è costituita parte civile in due processi per mafia e 'ndrangheta, il tema delle infiltrazioni mafiose in questo settore rimane un tema importante. Chi riciclo o fa altro può porsi sul mercato a tariffe molto competitive, alle quali gli operatori come noi, poi ovviamente, che debbono rispettare le regole, debbono stare sul mercato, fanno fatica ad adeguarsi. Grazie Cinzia. E allora la committenza è stata presa in causa direttamente in questo convegno, quindi diamo voce alla committenza per poi chiudere invece con i servizi con Calabrese. Allora Rudy Zinetti rappresenta un'industria importante di questo territorio, il gruppo Manni. Che cosa ne pensi di questo, di quanto è stato detto fino adesso? Ma allora, lasciatemi fare giusto un appunto sulla parte principale, su ciò che rappresenta il trasporto. È sicuramente anche per il gruppo Manni un costo, ma la nostra visione è differente, nel senso che per noi rappresenta in primis un servizio. Ecco che quindi un servizio è soggetto a logiche di valutazione sia dalla parte del committente come anche dalla parte del cliente finale. Spesso siamo abituati a pensare al trasporto come la remunerazione, il pagamento dell'infrastruttura, dei mezzi atti a movimentare della merce da una parte all'altra. E diciamo che questo è un concetto ormai sul passato. Nessuno, forse in pochi, ricordano che il trasporto è l'anello che congiunge noi committenti al cliente finale. Ecco quindi che il mio punto di vista come logistic manager, ma anche del gruppo Manni, passa non solo da un concetto di costo come trasporto, ma a un agreement, a un accordo che deve esserci con il vettore. Anche perché se prendiamo appunto come il trasporto, lo vediamo solo come un mero e puro spostamento da un punto A a un punto B, perdiamo quel valore aggiunto che il trasporto ha in sé. Ecco. Ma soprattutto oggi i nostri clienti ce lo chiedono. Il livello di servizio, di fatto, è un'estensione sul trasporto, è un'estensione dell'operato che i vettori fanno appunto per la parte nostra come committente. Quindi è importantissimo anche per il cliente il trasporto. Ecco perché il gruppo Manni pensa che sia molto strategico il settore del trasporto, e anche con progetti che negli anni passati, ma anche in questi anni, stanno, diciamo, venendo alla luce, mirano a creare partnership con i vettori stessi, creando anche quelle iniziative win-win che spesso abbiamo visto in passato sbilanciare beneficio solo da una parte, quindi sulla parte della committente. Questo non può accadere ancora. Ecco perché il beneficio va condiviso, va fatto sharing tra le parti, ecco perché nascono iniziative di ottimizzazione anche sulla parte dei vettori, banalmente dando maggior trasparenza di quelli che sono i viaggi, di quello che è il nostro portafoglio ordini, in modo da poter ottimizzare anche i carichi per i vettori stessi che si affiancano a noi. Questi sono concetti secondo me importanti che estendono la supply chain fino alla parte di trasporto, riducendo quelle problematiche che spesso sono costi vivi per i nostri vettori, come i ritorni a vuoto, piuttosto che il mix del nostro business con altri business. E questi sono aspetti fondamentali su cui il focus c'è e rimarrà. Abbiamo anche un focus interno assolutamente sulla parte dei tempi di carico, che ahimè sono la spada di Damocle per tanti vettori che erodono il margine. E cerchiamo con anche approccio diciamo digitale, con algoritmi predittivi, di andare verso una pianificazione, diciamo, quasi perfetta, ecco, della corretta sequenza di carico. E questo ci permette sicuramente di avere un vantaggio competitivo, ecco, di poter dire ai nostri trasportatori: è bello fare affari con noi, ecco.
E vorremmo che sia così, ecco. E dovrebbe essere così, in effetti. Grazie. Prego. Allora, Niccolò Calabrese rappresenta Cargon, che dopo vedremo anche nella seconda giro di tavolo quali possono essere le soluzioni che voi offrite a risolvere questo problema, ma siete anche dei connettori di dati, no? Quindi, come ne parlavamo giorni scorsi, potete darci un contributo nel, diciamo, commentare quanto detto fino adesso? Sì, grazie, buongiorno, sono Niccolò Calabrese. Diciamo che mi piacerebbe dare un'altra angolatura appunto di quello che sono le opinioni oggi in questo palco, perché sono tutte molto interessanti. Noi parliamo di dati, ma parliamo anche di come aiutare in qualche modo a ottimizzare tutti quelli che sono i costi in eccesso, ma anche ottimizzare tutte quelle inefficienze che alcune volte vengono date un po' dalle condizioni di mercato. Vediamo un po' la situazione geopolitica, vediamo un po' quello che è successo anche negli ultimi anni con appunto l'aumento dei tassi di interesse che ci sono stati, e quindi la possibilità è stata sempre ridotta da parte delle PMI, soprattutto delle aziende, di poter investire e investire anche in sostenibilità. Noi cosa vogliamo? Il nostro obiettivo qual è? Quello ovviamente di andare a lavorare su tutte quelle inefficienze che oggi la logistica un po' è stressata, ovviamente per questi motivi, e grazie alla digitalizzazione il nostro obiettivo è quello di andare a ridurre determinati costi, determinate anche inefficienze che poi permettono anche all'azienda di utilizzare quei fondi per poter fare eventualmente anche dei finanziamenti legati alla sostenibilità. E proprio adesso Rudy mi ha dato un po' anche un assist, perché abbiamo avuto anche modo di parlare ultimamente proprio di quello che è alcune volte difficile sostenere delle azioni con i migliori vettori per ridurre i viaggi a vuoto, per far sì che i camion arrivino anche in orario e ottimizzino tutto quello che è la sostenibilità. E noi puntiamo tutto sulla digitalizzazione. Il nostro è un gruppo che da 20 anni opera nel mondo della digitalizzazione. La missione è proprio quella di aiutare le aziende a migliorare la sostenibilità ambientale, sociale, grazie all'innovazione. L'innovazione è una cosa che nel futuro dovrà sempre migliorare di più tutto quello che è anche la collaborazione tra tutto l'ecosistema della logistica e sia il committente con i propri vettori e con tutto quello che appunto sta attorno alla logistica intesa come collaborativa. Grazie. Siamo velocemente alla seconda domanda a questo punto. Sì. Allora, abbiamo già sviscerato abbastanza cause ed effetti con la prima e anche qualche soluzione. Comunque la seconda domanda dice chi e come intervenire per interrompere questo cortocircuito, appunto che il trasporto non vuole pagarlo nessuno. Cito Bergins che ha dato una sua interpretazione culturale, no? Dice bisogna fare cultura. Perché non fare, visto che si parla di sostenibilità, dei prodotti, anche delle confezioni, eccetera, fare un marchio di sostenibilità del trasporto anche. Ecco, nella scaletta abbiamo Calabrese come primo. Ma diciamo che appunto la sostenibilità come vista dal lato della digitalizzazione per noi è appunto efficientare tutto quello che oggi l'umano, non perché ovviamente la mente umana è molto competente, ma sicuramente la tecnologia deve aiutare a sostenere tutte quelle che sono le inefficienze dove è difficile arrivare alcune volte con i tempi, con il personale e con i costi. E quindi proprio la tecnologia come la vediamo noi, perché la nostra tecnologia va a coprire un po' tutti i vari segmenti della logistica, dal trasportatore allo spedizioniere fino al committente. Ognuno di queste categorie sicuramente ha delle necessità, delle esigenze diverse. Si parla con Rudy, per esempio, anche, come diceva lui, ottimizzare tutto quello che sono i tempi di attesa,
avere degli slot di carico o scarico, dipende da quale l'operazione, ben definiti per ridurre tutto quello che è l'inefficienza di un camion, che quando sta fermo, lo sappiamo tutti, è un'efficienza economica anche ambientale. I viaggi a vuoto, sappiamo che il 20% dei camion oggi viaggia a vuoto, e questo è insostenibile sia dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista ambientale. Ecco, noi crediamo che la tecnologia debba essere appunto uno strumento di comunicazione per migliorare questi flussi e per evitare gli sprechi e per migliorare ovviamente la sostenibilità. Ok, Cinzia, a te una risposta. Come interrompiamo questo cortocircuito? Intanto come facciamo ad avere un peso anche del... Condivido tutto quello che può servire per migliorare, ottimizzare, certamente serve. Far crescere culturalmente anche gli autotrasportatori, no? Perché ovviamente se io mi rivolgo a un autotrasportatore e chiedo 10, l'altro si offre a 8, l'altro a 7, l'altro a 5, insomma evidentemente c'è un problema al di là di quello che abbiamo già detto. È bene ricordare, io toglierei, le imprese attive iscritte all'albo sono circa 100.000, ce ne sono 19.000 e passa senza veicoli. Ne parliamo da quando è nato il mondo, basta, queste 19.000 imprese all'albo non le vogliamo più, perché evidentemente all'albo ci sono e qualcosa fanno, e non fanno qualcosa di regolare, visto che non potrebbero neanche essere iscritte. Dopodiché dobbiamo ricordarci che 54.000 imprese, indicativamente, quindi il 66% delle imprese iscritte all'albo, ha fino a 5 veicoli, quindi sono imprese piccoline, che forse hanno necessità di essere aiutate anche a crescere, a prendere consapevolezza, no, del loro valore, della loro importanza, e che non si deve stare sul mercato a tutti i costi, ma ci si deve stare se sul mercato si è in grado di starci, oppure magari si può andare con qualcuno che è più grande di noi, si può stare insieme a qualcun altro. Quindi questo è utile. A livello normativo, anche l'ho detto, il famoso tavolo delle regole che con questo governo è stato annunciato ormai 2 anni fa, si è riunito l'ultima volta per dire abbiamo istituito il tavolo delle regole 1 anno fa. Ecco, non ci siamo. Non sempre per copiare quello che fanno gli altri, però per esempio in Spagna, no? L'elenco dei cattivi pagatori, no? La Spagna ha stabilito che gli autotrasportatori vanno pagati entro determinati termini. In Italia c'è una norma ovviamente disattesa perché non ci sono i controlli. Chi non rispetta quella regola viene di fatto così messo, no, alla berlina, perché vengono, adesso forse il termine è un po' forte, però l'elenco dei cattivi pagatori viene pubblicato periodicamente sul sito del Ministero spagnolo, no, dei trasporti. Non dico di copiarlo, però insomma qualcosa altrove si sta muovendo. Noi siamo sempre fermi qui. Il copia e incolla sano fa bene. Fa bene anche questo, esatto. Certo. Funziona. Va bene, darei la parola a Rudy Zinetti per capire come interrompere questo cortocircuito. Esatto. Ma allora, qualche cosa avete già detto prima. No? Sì, diciamo che un ruolo chiave sicuramente lo ha la committente, non in modo tradizionale, nel senso che il cambiamento deve arrivare in un modo differente. Da un punto di vista politico già sono stati negli anni scorsi forme di incentivazione che hanno anche spinto a fare investimenti mirati dalla parte delle committenti, ma non solo, direi tutti gli stakeholder della filiera, sia sulla parte di finanziamenti agevolati, a tasso agevolato, a fondo perduto, piuttosto che fondi europei. Mi sento di dire che da questo punto di vista chi ha avuto la fortuna di prendere un treno ha fatto cose importanti. E queste attività sono fondamentali. Sappiamo che il mercato è in continuo cambiamento. Purtroppo, come committente, in questo periodo, diciamo, in questa congiuntura del mercato, l'order size si è appiattito. La frequenza degli ordini è stata molto elevata rispetto al passato, come anche il lead time di consegna. Questo, ahimè, cosa ha comportato? Ha delle complessità che si sono spostate sul committente. Diciamo che la strada per raggiungere il livello di servizio, che è quello che il cliente ci chiede, non può essere raggiunta da sola, ma va fatta con un partner. Ecco perché per il gruppo Manni è veramente importante stringere accordi, perché pensa che all'interno di questo accordo il vettore giochi un ruolo importante, e ecco perché questa sfida va vinta insieme. Allora, insieme a Luca Girelli, questa sfida. Allora, sono d'accordo con chi mi ha preceduto che è un fatto culturale, cioè manca informazione. E l'informazione non dovrebbe essere del singolo, ma tramite canali istituzionali. Per cui
lo Stato dovrebbe informare effettivamente tutta quanta la filiera della committenza e anche informare di qual è effettivamente il nostro servizio, da quando ritiriamo fino a quando consegniamo i prodotti delle società che ci affidano i loro prodotti. Poi l'altra cosa è che noi sopperiamo a carenze che non sono nostre, i tempi di attesa che abbiamo presso le aziende e il fatto delle infrastrutture che non sostengono più. È vero l'intermodalità, ma è ancora molto presente il traffico su gomma in questi anni, per cui le strutture non sostengono e le aree di servizio inadeguate dove queste persone possono fermarsi per poter riposare. Questo aiuterebbe molto per attrarre delle figure giovani nei nostri comparti dove c'è una grandissima carenza di personale viaggiante e c'è una grandissima carenza di persone nei magazzini che fanno logistica. L'altra cosa che questa riguarda noi è il fatto di continuare ad investire. Continuare a investire in strutture, in mezzi e in praticamente in informatica, anche per essere sempre maggiormente connessi con la nostra committenza. È l'unico sistema per poter uscire da questa, è uno dei sistemi da cui si può uscire praticamente da questa impasse. Beh, direi che alcune risposte sono state date questa mattina. Sì, direi proprio Paolo, sì. Io lascerei a te un po' il compito di fare una sintesi di quanto è stato detto e per vedere come uscire da questo cortocircuito. Il tempo sta scadendo, quindi sarò brevissimo. alcune iniziative ci sono state lanciate. Certamente il minimo comune denominatore è rappresentato dalla mancanza di cultura del settore, soprattutto da parte di chi opera in questo settore, sia dal lato committenza che dal lato degli operatori stessi. Gli operatori che devono crescere. Dobbiamo abituarli a crescere, aiutarli a crescere, ha detto Cinzia Franchini. Il dottor Girelli ci ha ricordato che è un settore dove dobbiamo continuare ad investire, soprattutto perché lo chiedono i committenti, i clienti e lo chiedono anche le normative europee. È un settore nel quale noi dobbiamo pulirlo da quelle che possono essere infiltrazioni illegali o addirittura infiltrazioni mafiose. È un settore dove dobbiamo costruire anche delle partnership fra committente ed operatore logistico e soprattutto dobbiamo ottimizzare i costi utilizzando quelle che sono le nuove tecnologie. La tecnologia ci deve aiutare a vivere sempre meglio. È un settore purtroppo però che rimane fermo, è un settore statico come si suol dire, statico nella sua negatività. E 30 anni fa un brillante saggista dei trasporti scrisse un libro, Trasporto merci da costo a opportunità. Beh, ancora oggi potremmo chiudere questo convegno rilanciando da un punto di vista culturale sempre il titolo di questo volume. Il trasporto merci, passiamo da costo ad opportunità per il settore e per la società. Grazie. Diciamo che il brillante saggista è qui con noi. Ah, ero io, mi sono autocitato. Un momento di autocelebrazione. Allora, grazie Paolo, sei stato come al solito molto preciso. E ringrazio tutti quelli che sono qui con noi a parlare del problema, ringrazio anche chi ci ha ascoltato, ricordo che al Transpotec il Sustainable Tour raddoppia, l'8 maggio e il 9 maggio avremo due convegni, il primo si intitola Ultimo Miglio nel labirinto delle 100 città e il secondo è Transizione energetica, obiettivo giusto, approccio sbagliato. Penso che siano molto interessanti anche questi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vi aspettiamo numerosi al Transpotec. Grazie. Grazie.